Moi je joue. Il caschetto corto di Lady Diana, l'intromontabile biondo platino di Marilyn Monroe, ma anche la chioma sexy di Brigitte Bardot. Se i capelli raccontano molto della personalità femminile, mai come in questa stagione, i richiami sono alle donne più affascinanti del passato, a quelle icone capaci di dettare ancora oggi le tendenze in fatto di acconciature. Ci sono dei modelli di donne dove non si possono racchiudere in un periodo storico perché sono sempre contemporanee e reinterpretate. Personalità nel taglio, colori decisi, e se oggi ritorna il desiderio del corto emosso di Lady Di o i boccoli morbidi di Marilyn, è anche grazie alle serie TV che in questo periodo affascinano sul piccolo schermo. E vera passione per questo autunno-inverno sembra essere la frangetta sbarazzina alla Jane Birkin. La frangetta è un modo per cambiare completamente il viso di una donna senza cambiare niente in realtà, senza magari toccare la lunghezza dei capelli. Da subito uno sguardo molto più irriverente, tira fuori lo zigomo e quindi si può cambiare completamente l'anatomia e la visione. Nuove tecniche di taglio, prodotti sempre più performanti per la cura del capello e i social che spesso diventano fonte di ispirazione, con una certezza nuova. Le donne quando escono dal parrucchiere hanno un desiderio di essere molto naturali. È un po' questa cosa, cioè mettersi le mani nei capelli, sentirsi libere, soprattutto avere un'immagine che può andare bene anche quando la donna si lava i capelli a casa da sola.